Ci trovate a Mamoiala, qui c'è un'attività iniziata negli anni 70. Io da subito facevo delle maschere, anche ho iniziato alla sua età. Le maschere tipiche di Mamoiada si chiamano mamutones, delle figure ancestrali che durante il carnevale vengono catturate al lazzo da un'altra maschera, i hisoadores. Questa processione è di buon augurio per l'anno a venire. Passano gli anni, i mamutones sono diventati conosciuti e hanno girato, diciamo, il mondo. E poi sono arrivati i primi turisti. Ora mi sono dedicato un po' di più alle maschere, perché sennò quando ero ragazzo io le maschere venivano fatte a carnevale. Quando venivano a carnevale, venivano in piazza, facevano i balli, tutto il paese si univa. Daniele si sta decidendo di andare avanti, e poi speriamo che Dio vuole, continuerà lui, dovrebbe essere una cosa giusta e bella. Io ho iniziato da bambina come lui. La maschera è diventata proprio un'arte, deve restare 2 o 3 mesi in stagionatura per essere poi ripiegata e verniciata. I tagli dei legni fatti nel determinato periodo dell'anno, perché non si tagli, perché no, la maschera duri nel tempo, e poi la protezione. Chi lo sa come saremo tra 10 o 20 anni, comunque non ci stiamo arenando, fermando su quello che sappiamo fare ora, ma stiamo continuando sempre a migliorarla. Un'altra nostra grande soddisfazione che mi ha trovato mio padre a me e io l'ho trovata a lui è quella di non andare noi per il mondo. Noi preferiamo che il mondo venga qua, che la maschera la vengano qua, perché solo qua possono dare veramente il valore dei sacrifici che ha fatto mio padre, di quelli che continuerò a fare io, si devono anche fare a mio figlio. E tu cosa vuoi fare da grande? Fare le maschere. Prima studiare, la laurea, dopo già te la insegna anche al nonno. Allora ogni tanto qualche bucci conti. Chi è più severo, un babbo o un nonno? Nonno. E secondo te chi è il più bravo, nonno o babbo? Nonno. Babbo. Adesso tre bucci conti.